Arriva la svolta per la riqualificazione dell'intera area di Fonte Cerreto con la realizzazione di una scala mobile di cui è stato svelato il progetto che collegherà il parcheggio di Piazzale Simoncelli al Piazzale di Fonte Cerreto. È stato pubblicato infatti l'avviso per la progettazione e la realizzazione dei lavori. Un intervento che si realizzerà grazie al fondo complementare del PNRR e che renderà maggiormente accessibile una zona fondamentale per la montagna aquilana. Attraverso l'installazione dello scivolo meccanico si risolverà una volta per tutte il problema dei parcheggi selvaggi alla base dell'impianto. Investendo sulla valorizzazione di Piazzale Simoncelli, si darà un ulteriore slancio all'idea di turismo sostenibile praticato sul Gran Sasso. Sicuramente toglie un punto difficile che dal parcheggio Simoncelli arrivare sulla funivia, in inverno in particolare, con gli sci, gli scarponi, è abbastanza complicato. Suppliamo ancora con le navette, però insomma un tappeto di collegamento permanente è sicuramente un'ottima soluzione. Il progetto complessivo costerà 1,7 milioni di euro ed è molto ampio. In realtà si interverrà sul parcheggio esistente con un'area di sosta attrezzata per 24 camper. Si realizzerà un edificio di DB Info Point biglietteria con piccole strutture per i commercianti. C'è un progetto parallelo che prevede in zona anche un camping. L'impianto meccanizzato di risalita invece sarà realizzato in sostituzione della gradinata esistente e avrà due tratti in successione. L'arrivo a monte in adiacenza alla strada di accesso al piazzale sarà su una piccola piazzola in calcestruzzo. L'impianto avrà due coppie di scale mobili da 25 metri ciascuna. Ci sarà però anche una nuova gradinata da realizzare vicino all'impianto meccanizzato. Un intervento molto importante davvero alla luce delle tante presenze sulla montagna aquilana. Per quel che riguarda gli altri interventi, quello più atteso è certamente però la ristrutturazione dell'albergo di Campo Imperatore, che ad oggi è ridotto malissimo e non è certo un bel biglietto da visita. Sono arrivate 7 offerte, si avvicina all'aggiudicazione dei lavori però. Ma l'albergo è in addirittura d'arrivo l'assegnazione dei lavori. Proprio in questi giorni la commissione sta esaminando le varie proposte e niente, abbiamo una buona affluenza favorita anche dal caldo che nelle città è abbastanza insopportabile, quindi vengono su a respirare un po' d'aria fresca. No, abbiamo buone presenze organizzate abbastanza bene, con i parcheggi riusciamo a gestirli e se continua così, insomma, la stagione promette bene.